Buongiorno, buongiorno Regione Lazio Vita. Beh, va un po' meglio, mi sono sfasciata la capa che ieri era fasciata, che Elina mi ha menato forte, comunque non è tornata ancora. Sventlavena non l'ho fatta più salire perché io amo Irina forever. E niente, adesso sto aspettando che torna, non ho chiamato i carabinieri perché diciamo già la sanno lei, quindi già sanno che è evasa qualche volta da casa, anche se era attaccata a catena. Però diciamo che io sono sicuro che tornerà, anche c'è pure un cane in campagna, pure è tornato, non è che c'è differenza, le amavo tutte e due. Allora adesso voglio dire una cosa, come aveva detto zio Vito, il fatto del PD un mese fa, fanno non fanno, in giudice, come si dice, in giudice si ratta, quando in giudice c'erano stamattina al convegno del PD e quello ha detto no, quello non lo vogliamo, quell'altro. Ma sì, ma tanto non siete più PD, cioè voglio dire, non c'è più la, come dire, siete ambidestra, non siete più mangini, siete più di sinistra, siete ambidestra. E molti si sono convertiti proprio al destranesimo. Quindi, vabbè, vedete un po' voi chi volete eleggere, magari, non so, qualcuno, come se vi capita, anche uno per strada che è mancino, voi fate la prova, fate i banchetti che vi pigliate in euro per vedere le cose preelettorali, fatevi, chi segna, chi scrive con la sinistra, mettete quelli con la sinistra a destra, no, quelli con la sinistra a sinistra e quelli con la destra a sinistra, va bene, insomma, facete un po' di cazzo vostro e vediamo un po' chi esce, ma tanto, anche se esce uno, il nuovo segretario del partito del PD in Basilicata, è tale e quale, come se non ne fosse. Uguale, perché poi tutti gli altri che erano contro, tutto lungo la notte, fatto Trenitalia, e potete andare a lavorare a Trenitalia. Qualcuno c'è sempre che fa un locomotore e le carrozze spingono da dietro perché non ce la fa. Detto questo, volevo dire, si è aperta quella polemica sul concorso che ha fatto una multinazionale, un negozio per. È che zio Vito già sapeva tutto, che stanotte le mamme hanno scritto a zio Vito, ma voi che ne sapete, che zio Vito la notte sveglia perché scrivono e dicono zio Vito qua, zio Vito là, e mi avevano scritto. Allora io ho preso i contatti, ho contattato i titolari, quelli che hanno fatto il concorso, giustamente, e poi il TG3 ne ha fatti i servizi. Allora, in effetti, è tutto nato che se era partito con un sistema per far sì che un bambino fosse il testimone di questa azienda. Si era partiti con un sistema di voto che erano i like, mi piace, diciamo, si entrava nel sito del negozio, si mette, e solo che risultava che dei bambini, dopo 20 minuti, c'erano già 1500, 2000, non facevano in tempo a visitare i parenti, oh, vota, vota, che già avevano votato. E poi si è scoperto, e quindi la titolare del negozio giustamente ha bloccato il tutto e hanno fatto una votazione tramite email. Solo che non tutti hanno l'email, sono state le contestazioni delle mamme e va bene, però non è che tutti possiamo avere tutto, diciamo. E il fatto che hanno bloccato pure quello, perché alla fine si è scoperto che 4-5 famiglie, diciamo genitori di bambini a concorso, avevano acquistato online un programma per triplicare e quadruplicare i voti del proprio figlio. Ma che bella cosa, che bella, così si fa. Questa è l'educazione che si fa ai figli. È come quello che butta la carta a terra mentre passeggi col bambino. Un bambino da grande che è da fa? Allora, papà, la voce del papà o della mamma è sempre, come dice, è voce di Dio, quindi emula il papà, lo fa uguale. E beh, è bella, bella, mi piace sta cosa, soprattutto perché si sfruttava in quel caso soprattutto i propri figli. Ma vabbè, ognuno certo educa i figli come vuole, non pare scaffo per ogni manasse sti genitori. Ma così, ma l'anzacresa all'improvviso, mi stai dicendo, bam, che è stato? Così, chicco, dove c'è un cretino, bam, uno scaffo, questa è la cosa. Beh, comunque a questi genitori, allo vostro che gli ha detto in casa vostra, ci sentiamo domani, speriamo che torni Irina. Se non torna, non so come fare, senza badante, se non può stare. Mi devo abbadare da solo. No, no, è impossibile.